lezione precedente abbiamo introdotto il concetto di banda equivalente di rumore. La voglio solo richiamare brevemente in modo tale che poi possiamo farci un semplice esercizio. Abbiamo analizzato in particolare cosa succede quando del rumore va in ingresso a un sistema lineare tempo invariante con risposta impulsiva HDF, HDT e quindi risposta in frequenza HDF. Il rumore viene modificato e la sua PSD, se è il rumore termico, ha questo aspetto. Se per caso la risposta in frequenza aveva questo aspetto. Uscita era l'integrale del PSD e quindi n0 mezzo integrale su tutto f di HDF modulo 4. Definendo la quantità B, banda equivalente di rumore, come 1 su 2G integrale su tutto r di HDF modulo 4, dove G uguale il massimo valore assunto dalla risposta in frequenza modulo quadro del sistema, succedeva che la potenza del rumore in uscita poteva essere anche espressa in termini di banda equivalente di rumore e coefficiente G, che è il massimo della risposta in frequenza, cioè G M0 con n equivalente. E abbiamo fatto anche l'esempio in cui avete un altro sistema del tutto equivalente, o meglio, un sistema in cui qui abbiamo un filtro passo a basso ideale. A guadagno G e frequenza di taglio, quindi banda D con N equivalente, allora il rumore in uscita ha esattamente a questa PSD che la risposta in frequenza del filtro è questa, e la potenza del rumore in uscita è sempre integrale della PSD, che è base per altezza, cioè G, N0, D con N equivalente. Di qui il concetto di banda di rumore equivalente. Quindi, dal punto di vista della potenza del rumore in uscita, questi due sistemi sono equivalenti. Ok? E ci erano lasciati qui. Ora facciamo un esempio di calcolo di banda equivalente di rumore. Tra l'altro, la banda equivalente di rumore è un altro concetto di banda. Abbiamo visto la banda 3 dB, la banda del primo nullo, la banda al 8% dell'energia o della potenza. Un altro concetto di banda è la banda equivalente di rumore. Quantifica un po' la banda di quel sistema. Va bene. Facciamo un esempio. Il filtro RC, che è uno dei filtri passo a basso più semplici che si possono realizzare.
l'ingresso è x e t, vi ricordo che il filtro LC è una resistenza R e un condensatore la cui capacità è C. L'ingresso è la tensione ai capi del resistore condensatore e l'uscita è la tensione ai capi del condensatore. Questa è x e t, questa è x e t, ma noi la guardiamo dal punto di vista signal processing, quindi vediamo il genere di ingresso con un'unica freccia e l'uscita con una freccia. L'esercizio è calcolare la banda equivalente di rumore del filtro LC e, già che ci troviamo, calcoleremo anche la banda a 3 decibel. Per calcolare la banda equivalente di rumore, ma anche quella a 3 decibel, serve la risposta in frequenza di quel filtro. Così possiamo disegnarlo nel modulo quadro e vedere quanta è la banda equivalente di rumore. Per ritrovare la risposta in frequenza di questo filtro dobbiamo scriverci le equazioni che lo caratterizzano. Le equazioni sono semplici: questa tensione è uguale alla tensione sul resistore più la tensione sul condensatore, cioè x e t è uguale alla tensione sulla resistenza, corrente per resistenza, più la tensione sul condensatore, si chiama y. La prima equazione. La seconda equazione è la caratteristica del condensatore. Ma la caratteristica del condensatore è che la corrente, che è la stessa che passa qui, quindi se questa corrente qui l'abbiamo chiamata IDT, anche quella che passa qui si chiama IDT, quindi la corrente, è pari alla capacità per la derivata della tensione, che si chiama Y. Questo è il set di equazioni differenziali da risolvere per trovare la risposta in frequenza. Ok? Prego. Cibi. Metto questa qui dentro, così elimino la corrente, e rimane soltanto l'ingresso e l'uscita. Passo a 2000 frequenza, e il rapporto tra uscita e ingresso è proprio la funzione di la risposta in frequenza del filtro. Quindi abbiamo R C Y' di T più Y di T uguale X di T. Ho eliminato la corrente, quindi ho messo l'equazione della corrente qui dentro. Equazione differenziale la risolvo passando al dominio della frequenza. Trasformo ambo i membri. La trasformata della derivata è 2π greco i volte frequenza per la trasformata della funzione, quindi questo diventa 2π greco i f rc y di f più trasformata di y di t y di f uguale trasformata di x di f. Di conseguenza, la risposta in frequenza del filtro, che è il rapporto fra l'uscita e l'ingresso, quindi è y diviso x, raggruppo qua y, ottengo 1 più 2π greco i frc per y, uguale x, quindi y su x è 1 diviso questo oggetto qua. Ecco la risposta in frequenza del filtro RC. Che è un conto semplicissimo che avete già fatto forse a teoria dei segnali e probabilmente l'avete fatto anche in altre materie. Per calcolare la banda equivalente al rumore ci serve il modulo quadro della funzione della risposta in frequenza. Facile.
questo è un numero complesso, il suo modulo 4 è parte reale al quadrato più parte immaginaria al quadrato. Quindi è 1 più 2 pi greco per c f al quadrato. Ok? Molto facile da disegnare. Perché 1 diviso 1 più costante f quadro, quindi va a 0 come 1 su f quadro all'infinito, e a 0 fa 1, e quindi è una specie di campana. Da cui vedo chiaramente che si tratta di un filtro basso, lascia passare le basse frequenze, taglia le altre frequenze. Calcoliamo la banda equivalente di rumore. Vi ricordo che la banda equivalente di rumore è 1 diviso 2 volte il massimo. Il massimo fa 1, quindi 1/2. Integrale su tutto R del modulo 4 della risposta in frequenza. Che è una funzione pari, e quindi metà di questa integrale è semplicemente integrale da 0 a infinito. Questa integrale è molto facile perché 1 diviso 1 più x quadro è l'arco tangente. Quindi l'integrale è 1 diviso 2 pi greco rc arco tangente di 2 pi greco rc f, da valutare tra 0 e infinito. A 0 l'arco tangente fa 0, a infinito l'arco tangente fa pi greco mezzo, ma c'è 1 su tutto il pi greco qua davanti, e quindi il pi greco semplifica e rimane 1 su 4 per c. Scusi, ma mezzo? Questo qui? L'integrale è su tutto R, questa è una funzione pari, quindi integrale destra uguale integrale sinistra. Ok? Dei tempi, vi ricordate? Se la costante di tempo è grande, la dinamica del filtro è lenta, la banda è piccola, è un filtro passo a basso a banda molto stretta. Se la costante di tempo invece è piccola, il filtro è molto reattivo,
uno sul numero piccolo, il numero grande, e un filtro passa basso a banda passante abbastanza ampia. Regolando la quantità R per C, regolate l'ampiezza del filtro. Dicevo, è anche estorsivo calcolarsi la banda a 3 decibel, chiamiamola B3dB. Beh, la banda a 3 decibel è quella frequenza alla quale la risposta in frequenza modulo quadro si è attenuata della... è diventata la metà del valore massimo. Quindi da 1 deve passare a 1/2. Qui mi serve quell'argomento F, tale che HDF modulo quadro fa 1/2. Qui dobbiamo semplicemente imporre che la risposta in frequenza deve essere uguale a 1/2. Quell'F tale che la risposta in frequenza è pari a metà del massimo valore, ma il massimo valore lì è 1, quindi metà di 1 è 1/2. Questo significa che 2π greco RCF quadro deve essere uguale a 1, perché se questo è uguale a 1, tutto questo fa 1/2, e cioè significa che la frequenza deve essere uguale a 1 diviso 2π greco RC. Perché se la frequenza è uguale a 1 su 2π greco RC, questo argomento qui fa 1 e questo diventa 1 diviso 2 che fa 1/2, è proprio il punto che ci serviva. Π greco è 6 qualcosa, che è maggiore di 4. Quindi la banda 3 decibel è un po' più piccola della banda equivalente di rumore. Magari sono in quelle posizioni. In ogni caso, ora, a parte il coefficiente che è 1/4 in un caso o 1 su 2π greco in un altro, la banda equivalente di rumore è proporzionale all'inverso della costante di tempo, 1 su RC. Per esercizio trovate a casa la banda al 90% o 95%. Facciamo il 95% dell'energia. C'è quella frequenza che contiene il 95% dell'energia di questo filtro. Toccherà calcolare l'energia di quel filtro, c'è l'integrale di HDF modulo quadro. Ma l'abbiamo già fatto, l'arco tangente, quindi è facile. Va bene, questo era il semplice esercizio in cui abbiamo calcolato la banda equivalente di rumore del filtro RC. Se non avete domande, passiamo all'ultimo argomento prima di cominciare le modulazioni analogiche. Thank you.
formati di modulazione che andremo ad affrontare nelle prossime lezioni, e cominceremo con le modulazioni analogiche, verranno confrontate tra di loro sulla base di alcuni parametri, che sono sicuramente la potenza trasmessa e la banda occupata sul canale, che sono le due risorse principali, ma anche in base alle prestazioni del ricevitore. Una misura di prestazione molto utile nelle modulazioni analogiche è il rapporto segnale-rumore. Maggiore il rapporto segnale-rumore e destinazione, migliore la prestazione di quella modulazione. Chiaramente il valore assoluto ci dice poco, lo confronteremo spesso col rapporto segnale-rumore che uno potrebbe ottenere se la trasmissione avesse avuto luogo in banda base. Quindi confronteremo il rapporto segnale-rumore dei formati di modulazione che andremo a studiare col rapporto segnale-rumore in banda base, perché è quello che si farebbe se non ci fosse la necessità di modulare, cioè di portarlo a frequenza più alta, quindi in banda passante. Quindi invece di i nostri formati di modulazione che prevedono di trasmettere un certo messaggio su un canale in banda passante, quindi dovrò modularlo e portarlo in banda passante, canale VGN segnale ricevuto demodulatore, qui avremo un SNR, lo confronteremo con l'SNR in banda base, cioè quello in cui la trasmissione avviene in banda base, cioè il messaggio informazionale da mandare, da inviare, viene direttamente mandato sul canale, senza modulazione, demodulazione. La variabile RT me la gioco qui. Segnale ricevuto a questo punto, se il canale VGN può aver introdotto o un'attenuazione o un ritardo, entrambi, quindi una versione attenuata A del messaggio MDT ritardato più rumore termico, perché il canale VGN introduce il rumore che noi modelliamo come additivo gaussiano bianco. Chiaramente non valuto l'SNR qui, perché il contributo di segnale è questo qui, quello che contiene il messaggio trasmesso, il contributo di rumore è questo qui. Se facessi qui il rapporto segnale-rumore, per come l'abbiamo modellato noi, questo avrebbe una certa potenza di segnale, questo avrebbe una potenza di rumore pari a infinito, perché il rumore gaussiano bianco, vi ho detto più volte che non ha senso, perché non si può avere un processo a potenza infinita, però questo nasce dal fatto che abbiamo approssimato la PSD come piatta anche al di fuori delle frequenze di interesse, che non è vero. Ma in ogni caso non ci sarebbe alcun motivo per limitarsi e calcolare l'SNR qui, a questo stadio, perché questo messaggio ha una certa banda, fa eliminare W. Inutile tenersi anche il rumore al di fuori di quella banda. Calcoliamo il rapporto segnale-rumore all'uscita di un filtro passo a passo ideale,
a banda W, che mi conserva intatto il segnale e mi limita il rumore alla banda del segnale, cioè questo filtro rigetta il rumore fuori banda. Quindi qui abbiamo il segnale passa inalterato, il rumore viene modificato, potremmo chiamare W. Quindi valuteremo l'SNR dei vari formati di modulazione e lo metteremo in confronto con l'SNR in banda base. Quindi il nostro problema ora è calcolare l'SNR in banda base. Ripeto, in banda base perché qui non abbiamo modulato, quindi non siamo andati in banda passante. Il segnale qui all'uscita del filtro passa basso è composto chiaramente di due parti, una parte segnale utile, quello che mi interessa, e una parte di disturbo, di rumore termico, che stavolta è stato filtrato, quindi non è più bianco ma è colorato. Quanta è la potenza di questo oggetto? La potenza di questo oggetto è A quadro potenza del messaggio. Fatela chiamare potenza ricevuta questa, perché è la potenza di segnale ricevuta. Quella trasmessa invece è la potenza del messaggio. Quindi qui la potenza trasmessa è la potenza del messaggio. Qui la potenza ricevuta è la potenza del messaggio ricevuto, e quindi è stato attenuato di A in ampiezza, se preferite di A quadro in potenza. E quindi è A quadro la potenza trasmessa. Dicendo una cosa banale, se trasmetto una potenza PTX, potenza trasmessa, cosa ricevo? Attenuazione al quadrato per potenza trasmessa. Se trasmetto 3 watt e il canale mi attenua di un mezzo in ampiezza, vuol dire che potenza mi attenua di un quarto e quindi ricevo 3 watt diviso 4, 3 quarti di watt, ovvio. La potenza di rumore invece quant'è? È la potenza di questo processo qui W, che è il rumore gaussiano bianco filtrato, con un filtro passo dal basso a banda W, e quindi N0W. Quindi il rapporto segnale rumore è potenza di segnale ricevuto diviso potenza di rumore. Se preferite A quadro potenza trasmessa diviso N0W. Ok? Se poi invece di avere un filtro passa basso ideale a banda W avessi un filtro reale di cui però mi danno la potenza, la banda equivalente di rumore, le cose non cambiano. L'SNR sarebbe sempre la potenza ricevuta se questo filtro ha un guadagno G, G volte la potenza ricevuta diviso la potenza di rumore, che è N0 banda equivalente di rumore. E se questo filtro ha guadagno G, G volte N0 banda equivalente di rumore. Ma siccome questo filtro mi amplifica sia il segnale di G volte che il rumore di G volte,
non mi cambia il rapporto segno-rumore, per questo qui mi sono disinteressato del coefficiente G guadagno del filtro, perché amplificherebbe sia il segnale sia il rumore, e quindi il rapporto segnale-rumore non sarebbe, rimarrebbe inalterato. In ogni caso, l'SNR in banda base è potenza ricevuta divisa N0W o N0 banda equivalente di rumore se avete a che fare con un filtro reale. Questo è il termine con cui ci confronteremo sempre. Una piccola precisazione sull'attenuazione A. Il canale è un canale di propagazione, quindi non può che attenuare il segnale. L'attenuazione può essere fornita se stai svolgendo un esercizio, oppure comunicata se qualcuno lo sta comunicando, in vari termini. Mi può dire il guadagno del canale è G. In questo caso il coefficiente lì A si chiama radice di G. Chiaramente, poiché il canale attenua, questo guadagno non può essere maggiore di 1, altrimenti amplificherebbe. Quindi il guadagno del canale, se vi viene dato il guadagno del canale, sappiate che questo G, il guadagno del canale, è minore di 1. E chiaramente si spera maggiore di 0, perché se fa 0 sta annullando il segnale. Quindi se vi viene dato il guadagno del canale, allora sappiate che quel guadagno deve essere meno di 1, altrimenti c'è qualche problema, il canale sta amplificando, che non è possibile, e il vostro coefficiente A lì sopra è la radice del guadagno, così quando andate a valutare la potenza avrete G per la potenza. Vi possono anche dare le perdite del canale. In questo caso la perdita è un coefficiente maggiore di 1. Ah, questo guadagno lo posso dare in naturali o in decibel. Se lo do in decibel, chiaramente guadagno meno di 1 vuol dire che in decibel deve essere negativo. Le perdite le danno in naturali, la perdita deve essere maggiore di 1 perché sta perdendo il canale. Se fosse minore di 1 starebbe guadagnando. La perdita deve essere maggiore di 1, in decibel vuol dire positivo. In questo caso la vostra costante A che mettete lì sarà 1 su radice delle perdite. Oppure ve lo possono dire a parole, il canale attenua di 3 decibel. Significa che A fa 1 su radice di 2. Perché così a quadro fa un mezzo, e 3 decibel vuol dire che sta perdendo 3 decibel, quindi meno 3 dB, quindi un mezzo di guadagno, o 2 di perdita. Fate caso a questo piccolo dettaglio che può sembrare ovvio, però alle volte nel compito scritto dell'esame vedo scambi di numeratore e denominatore, esce fuori l'assurdo che la potenza ricevuta è addirittura maggiore di quella trasmessa, il che non ha senso, va bene? Sembra ovvio, ma gli errori di istruzione possono sempre capitare. Ok, detto questo possiamo iniziare a parlare dei primi formati di modulazione e partiremo dai formati di modulazione analogica. Modulazioni analogiche. Non ci dedicheremo molto tempo, ma un minimo sarà strettamente necessario farlo, perché comunque
sono importanti anche le modulazioni analogiche, anche se adesso si va sempre più verso il digitale. Le ipotesi che faremo sono queste, perché ipotesi sono condizioni nelle quali ci metteremo. Il segnale informazione da trasmettere, o messaggio, lo chiameremo MDT. Messaggio informazionale. Lo supereremo sempre SSL. Allora, prima di tutto un segnale reale e passa a basso. Sarà stazionario in senso lato e a media nulla. Quindi non c'è componente continuo. E quindi nella sua densità spettrale di potenza, perché SSL quindi è un segnale di potenza, non è presente alcuna delta nell'origine. Questo messaggio verrà trasmesso modulando, quindi cambiando, variando nel tempo l'ampiezza e o la fase e o la frequenza di un segnale portante sinusoidale. Che avrà una sua ampiezza A, una sua frequenza FC e una sua fase iniziale Φ. Il messaggio lo assumeremo a banda W e potenza I con M. Questa è un po' di notazione, ok? Che conserveremo per tutte le modulazioni analogiche che andiamo a vedere, che andremo a vedere da qui in avanti. Il segnale trasmesso è il segnale modulato. Ho trasmesso, sarà un segnale reale e passabanda attorno alla frequenza FC, che è quella della portante. Ok? Questa è un po' la notazione che andiamo a usare. Motivi per cui uno vorrebbe effettuare una modulazione. Beh, lo abbiamo già detto, il primo motivo principe è che uno adatta il segnale da trasmettere alle specifiche del canale. Il canale magari ha un comportamento tipo passabanda, allora porta il segnale che passa a basso alle frequenze passabanda del canale. Il secondo motivo è che aumentare la frequenza del segnale può portare semplificazioni all'apparato trasmittente ricevente. Perché? Perché frequenze maggiori necessitano, nel wireless ad esempio, di antenne più piccole. Terzo motivo potrebbe essere quello di utilizzare in maniera efficiente il canale, perché il canale in genere abbia una banda molto maggiore di quella del messaggio W e dunque può essere condiviso su più utenti e più trasmettitori e ricevitori. E un modo per accomodare tutti quanti può essere quello di modularli in frequenza. A un utente viene assegnata una certa banda del canale, a un altro utente un'altra banda, a un altro utente un'altra banda, e queste bande sono disgiunte.
Questa tecnica si chiama accesso multiplo a divisione di frequenza, FDM, o FDM ASC, quindi Frequency Division Multiplexing, Frequency Division Multiple Access. In questa maniera dovete per forza modulare per spostarvi nella banda a voi assegnata. E ultimo motivo, il quarto, potrebbe essere quello di aumentare artificiosamente la banda del segnale utile in modo da renderlo più robusto alle interferenze introdotte dal canale. È quello che vedremo che fa la modulazione FM, le modulazioni angolari FM, PM. Al prezzo di allargare la banda trasmessa, quindi paghi più risorse, hai un vantaggio di avere un SNR più alto e quindi baratto. Banda occupata in prestazioni, con prestazioni ottenute. Bene, fatte queste premesse, iniziamo ad analizzare le modulazioni analogiche di ampiezza. Indicate con l'acronimo AM. AM sta per Amplitude Modulation, quindi modulazione di ampiezza. Esistono tanti formati di modulazione AM. Cominciamo col primo formato, DSB-SC, sempre AM. DSB-SC sta per Double Sideband, doppia semibanda, e SC sta per Suppressed Carrier, apportante soppresso. Quindi una modulazione di ampiezza a doppia semibanda con portante soppressa. Come funziona questo formato di modulazione? È il più semplice che potete immaginare. Il segnale modulato in questo caso ha questo aspetto. Si ottiene come? Prendendo il segnale da trasmettere MT e moltiplicandolo per la portante. E quindi avete, vi ricordo che il segnale da trasmettere MT lo moltiplicate per la portante, che è AC coseno di tutti greco FCT più FI con C. Qui il pedice C ovunque sulla portante sta a ricordarmi carrier, portante. E questo è il segnale ottenuto. Ok? È il formato di modulazione più semplice a cui potete immaginare, e avete studiato il comportamento di questo segnale nel corso di teoria dei segnali, perché sapete bene che se moltiplicate un segnale per un coseno state semplicemente trasformando in banda questo segnale, lo portate a più o meno FC. In effetti, se io dovessi rappresentare con un diagramma la trasformata di Fourier del messaggio MDT, che è un segnale in genere complesso e quindi magari ha un andamento in modulo e in fase, la fase potrebbe essere questa, ma faccio solo un disegno indicativo, l'ampiezza, scusate, e la fase potrebbe essere questa. Nulla, ad esempio. Allora, la trasformata di Fourier del segnale modulato avrebbe in modulo questo andamento. E in fase questo andamento.
subito. Chiaramente il modulo è pari e la fase è dispari perché x è un segnale reale, come lo era anche m. Infatti anche il modulo di m è pari e la fase di m è dispari. Mezzo, delta a destra e delta a sinistra. Vabbè, non c'è nulla da dire più di questi due semplici e immediati grafici. Se non fare due osservazioni che giustificano il nome così complicato di questo formato di modulazione, che in effetti invece è estremamente semplice. Le due osservazioni sono quelle che seguono. La regione dello spettro del segnale modulato al di sopra di FC si chiama upper sideband, semibanda di sopra. La regione al di sotto della frequenza FC si chiama lower sideband, semibanda di sotto. Siccome nel segnale modulato ci sta sia la USB, upper semiband, che la LSB, lower semiband, ci sono entrambe le semibande, per questo si chiama doppia semibanda, double sideband. Chiaramente il segnale è reale, quindi individuato da una sola delle due semibande, l'altra è di troppo, è ridondante, non serve. La seconda osservazione invece è che, guardando lo spettro, poiché il segnale è stato assunto a media nulla ed SSL, non ha la componente continua, quindi nell'origine non ha nessuna delta di Dirac. Di conseguenza il segnale modulato alle frequenze più o meno FC non presenta nessuna delta di Dirac, cioè non c'è nessun tono portante, nessuna componente riportante. Per questo si chiama suppressed carrier, a portata soppressa, perché non c'è un termine riportante, cioè non c'è una delta di Dirac qui attorno alla frequenza più o meno FC. Ok? E prima di fare una pausa tra la prima e la seconda ora, vi faccio vedere uno che aspetto ha l'equivalente passo a basso. L'equivalente passo a basso lo ottengo scrivendo il segnale passo a banda come parte reale di qualcosa, radice 2 qualcosa. Ma se ho moltiplicato per radice 2 devo anche dividere radice 2, altrimenti non ottengo questo oggetto. Quindi A su radice di 2 MT, il coseno è l'esponenziale elevato a 2 pi greco I FCT, per elevato a 2 pi greco I Φ con C. Quindi questo è l'equivalente passo a basso. Per cui il modulatore è, o up converter, prende A m di t su radice 2, lo moltiplica per radice 2 coseno,
e fatemi fare il caso più semplice di fase da portante nulla, va bene? Tanto è un coefficiente che non serve a nulla, fi con c. O se preferite lo posso anche mettere. E poi sommo. AMT coseno di 2π greco FCT. Insomma, tutto questo disegno complicato per dire semplicemente che il modulatore è prende il segnale M e lo moltiplica da portante. L'ho disegnato in questa maniera facendo vedere esplicitamente il ramo in fase e il ramo in quadratura, perché affinché il segnale modulato abbia questo aspetto devo non utilizzare il ramo in quadratura. Notare che il modulatore a converter ha due rami, quel formato di modulazione che funziona in questa maniera, è chiaro che sta utilizzando soltanto un ramo del modulatore, la componente cosine, coseno. Se non abbiamo domande, se non avete domande, facciamo una breve pausa.